Buongiorno cercatori d'oro, io sono Matteo Berto e in questo breve video voglio parlarvi della ricerca dell'oro in Italia per mezzo dei moderni droni. Allora, innanzitutto vi do il benvenuto al mio canale se siete nuovi e bentornati invece se siete miei amici da tempo. Mi raccomando, se non avete ancora fatto, di iscrivervi a questo canale e di cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati di tutte le uscite dei miei video. Si possono cercare le paiuzze d'oro per mezzo dei moderni droni? Semplicemente si parla di aeromobili che vi aiutano, sorvolando l'area presa in esame, a capire dove vi possono essere delle naturali concentrazioni del metallo prezioso. La risposta è sì, vi può aiutare moltissimo. Logicamente si tratta sempre e comunque di una ricerca di tipo indiretto. Il drone non vi permette, cioè, di trovare le paiuzze d'oro. Però vi permette di osservare l'area di ricerca da un altro punto di vista. Dall'alto è possibile non solo comprendere dove vi possono essere tutti i vari arricchimenti, i quali so successivamente per mezzo del piatto, potrete andare a campionarvi i sedimenti e capire quanto oro c'è in realtà. Quindi in questo contesto il drone vi dà un aiuto, vi fornisce uno strumento, talvolta anche essenziale, soprattutto successivamente alle piene, per comprendere quale località convenga approfondire rispetto a quali invece tralasciare. Inoltre, un aspetto da non sottovalutare è quello di formarvi nel tempo una sorta di banca dati. Questa non è altro che una serie di fotografie e video che avete scattato grazie al vostro strumento. Va da sé che quando io parlo di ricerca con il drone in Italia, parlo di strumenti che hanno almeno una videocamera al di sopra equipaggiata, in maniera tale che vi permetta di scattare fotografie e di registrare anche dei video. Non è propriamente importante la qualità, ma va da sé che una maggiore risoluzione comporterà anche una maggior qualità delle vostre fotografie e di conseguenza questo potrebbe essere un fattore determinante nella scelta del drone. Il drone che vedete utilizzato durante i miei video non è altro che il DJI Mavic Pro Platinum, un drone che ha circa ormai 2 anni è quando è stato messo sul mercato, un drone che è stato superato in molte sue caratteristiche e qualità da droni più performanti, ma ancora riesce a regalare attimi di pura estasi e divertimento. Ha dei sensori frontali di prossimità, questi però ovviamente, come spiegherò anche in altri video, hanno dei limiti, nel senso che talvolta le foglie e il fogliame non riescono a vederlo. In un contesto fluviale, inoltre, è importante tenere il drone sempre a una certa quota. Non usate il vostro drone vicino all'acqua, non tanto perché se cadesse mai una volta potete anche buttarlo via. Però più che altro i sensori posti nella porzione sottostante, quelli cioè che rilevano l'assetto del drone e l'equilibrio, possono subire gli effetti del riflesso dell'acqua e di conseguenza non funzionare adeguatamente. Questo quindi è un campo di applicazione. Il vostro drone deve essere utilizzato a una certa quota, possono anche essere solo 10-20 metri, capite? Semplicemente quello che vi sto dicendo è di non sorvolare l'acqua del fiume. Inoltre il drone contiene delle batterie di tipo lipo, le quali sono molto inquinanti. Mi raccomando quindi di utilizzare il drone con parsimonia e in sicurezza. Non perdete assolutamente nessun componente al fiume in quanto può essere fonte di inquinamento. Ricapitolando quindi, il mio consiglio è quello di approfondire ulteriormente, per quanto possibile, la ricerca con il drone. Non in tutte le aree è legale volare con i droni, non con tutti i droni è possibile sorvolare tratti di fiume senza autorizzazioni. E questi argomenti vi lascio qua sotto dei link per ulteriori video, anche di altri canali che io seguo. In ogni caso, il drone rimane un compagno fidato, un compagno spesso costoso. Si parla di droni che vanno dai 300 fino ai 1000 euro e vanno anche oltre. Il mio stesso drone ci ho lasciato circa 700 euro, quindi capite che sono strumenti che prima che si ripaghino ci vorrà molto tempo. Tornando al discorso della formazione della vostra banca dati, questa è resa possibile dall'unione di due elementi importanti. Innanzitutto la fotocamera e in secondo luogo le coordinate GPS. Ogni piena idrica può rinvigorire, può arricchire la medesima curva di oro. Grazie al vostro drone è possibile andare al medesimo punto con le coordinate GPS alla medesima altezza e con la stessa orientazione nell'arco dei mesi scattare diverse fotografie. Questo vi permette nel tempo di formare una banca dati. La banca dati cosa serve?
vi serve per capire la storia di quella curva, di comprendere al meglio come gli arricchimenti sono sviluppati nel corso degli anni e come il fiume agisce. Tutte queste informazioni grazie semplicemente all'utilizzo di questo drone. Come il drone DJI ci sono molte altre marche che io vi posso consigliare. Innanzitutto voglio introdurvi a questa ricerca che il prossimo anno condurrò con maggiore attenzione. Vi porterò sicuramente molti altri contenuti inerenti al mondo dei droni, sempre comunque applicando al mondo della ricerca dell'oro, quale principalmente il canale è destinato logicamente, e ne vedremo di belle. Che sicuramente nel mio prossimo libro 2021 troverete qualcosa a proposito. Quindi mi raccomando di non perdere i miei video futuri, di iscrivervi al canale e io colgo l'occasione per salutarvi. Ciao cercatori!